Come mai siamo qui? Siamo qui per celebrare i funerali della Repubblica. Domani è la festa della Repubblica, ma per noi la Repubblica è morta definitivamente con il Green Pass, l'obbligo vaccinale, lo stato di emergenza, con tutto ciò che abbiamo vissuto in questi due anni. E quindi siamo qua per celebrare questi funerali, purtroppo, o forse meno male, perché forse può essere un'occasione di rinascita per tutti e per tutte, per un mondo senza discriminazioni e autoritarismi, per quello che abbiamo subito in questi anni. Grazie. Come mai siamo qui? Qua siamo per commemorare la morte della democrazia. Ok, grazie. Grazie. Molla mai, la gente come noi non molla mai, la gente come noi non molla mai, la gente come noi, la gente come noi. Consigliere Bertali, come mai a questo funerale e di che funerale si tratta? Facciamo la veglia funebre, oggi il 1° di giugno, domani dovrebbe essere la festa della Repubblica, invece noi celebriamo con veglia funebre appunto la morte della Repubblica, visto che sono stati calpestati molteplici diritti costituzionali in questo periodo di sindemia Covid, per cui siamo qua attraverso queste celebrazioni, attraverso un corteo che passerà attraverso le vie cittadine con una fiaccolata, proprio per ricordare che non c'è da fare una festa, ma c'è soprattutto da celebrare quello che è la messa a morte di diritti che dovrebbero essere invece rispettati dalla Costituzione, ma questo non accade purtroppo. Grazie consigliere. Come mai siamo qui? Siamo qui per celebrare il rito funebre, la veglia del rito funebre della Repubblica defunta. Okay. La gente morta de crepa cuor. E cosa dire? Grazie. Come mai siamo qui? Siamo qui per un evento triste, siamo il funerale della Repubblica, domani è la festa della Repubblica, noi pensiamo che la Repubblica sia morta, con essa la Costituzione, è morta per alcuni due anni fa, per alcuni molto prima, per alcuni la Costituzione non è veramente mai stata presente nella sua interezza e completezza, per cui abbiamo deciso di avere questo momento in cui andiamo a denunciare i morti sul lavoro, i morti durante i percorsi d'alternanza scuola-lavoro, il Green Pass, l'obbligo vaccinale, tutto ciò che ultimamente, ma veramente moltissimi anni, ha distrutto quello che si può definire una repubblica. Grazie. Thank you.
leggermente, no? Perché sei morto. Perché sono? Come mai da queste parti? Beh, da queste parti perché da 10 anni circa celebriamo la festa della Repubblica della Pace Tradita e quest'anno alla fin fine celebriamo il funerale. Ok, grazie. Come mai qua? Per testimoniare che la Repubblica Italiana ha avuto per 2700 giorni come ministro della sanità i signori Lorenzin e Speranza, rigorosamente non medici, in particolare Speranza durante una pandemia, non essendo medico è chiaro che il vero ministro è il dottor Walter Ricciardi, ex attore. Grazie. Come mai qua? Beh, già al tempo di Bettino Craxi la Repubblica era sofferente, sempre più sofferente all'anno 2000 e così adesso che siamo nel 2022 lo hanno ammazzato completamente, in sordina, ma l'hanno ammazzato completamente la Repubblica. Vogliono ridurre la popolazione, abbattere l'economia, eliminare i contanti con il reset, abolire la proprietà privata e sperano di mandare avanti una quarta rivoluzione industriale per far ripartire l'economia del nuovo ordine mondiale. Ma il problema, sapete quale sarà? Che la quarta rivoluzione industriale, ammesso che riesca a decollare, subito dopo andrà in stallo, perché cadremo in una irreversibile grande tribolazione in cui prevarrà il caos, il tutti contro tutti, e i servizi e i prodotti dello stesso sistema verranno meno, tanto che i soldi e le cose di valore, se ci saranno, verranno buttati per le pubbliche piazze. Grazie. Mi chiamo Roberto e l'ho decantata in tutte le salse, avevamo la più bella al mondo. La più bella al mondo, non si sa, almeno credono, vogliono farci credere che non si sa com'è morta la nostra Costituzione, e invece ce l'hanno depredata, dissanguata e alla fine non poteva che morire. E allora che facciamo adesso? La facciamo risorgere più bella di prima, perché dentro di sé lo spirito della Costituzione italiana c'ha la bellezza, c'ha l'amore, c'ha la salute. E allora questo è un funerale, perché fin tanto che non sai che uno è morto non lo fai risorgere. E allora adesso che sappiamo che è morta la faremo risorgere. E viva la Costituzione. Grazie. Thank you.
Allora, siamo qua anche stasera in piazza, oggi celebriamo la morte della Repubblica, tutto quello che è successo in questi ultimi 2 anni, ma forse dovremmo dire tutto quello che è successo in tutti gli anni della Repubblica, perché una Repubblica non è mai stata tale, molti dei diritti che sarebbero garantiti sulla Costituzione non sono mai stati garantiti, e quindi siamo qua a celebrare questo funerale della Repubblica con tutta la simbologia e una bara che porterà la Repubblica per le vie della città per celebrarne la morte e speriamo chissà un giorno anche la rinascita. Grazie. E quindi noi faremo questo corteo, io vi spiego il percorso, quindi da qui andremo sulla prima rampa della Scala Giganti a sinistra, scenderemo giù, torneremo in piazza Goldoni, via Gallina, Ponte Antonio, gireremo per via Santa Caterina, faremo una sosta di fronte a piazza della Repubblica e poi giù via Mazzini, arrivare fino alle rive, dalle rive andiamo verso il Palazzo della Regione, passiamo Mercato Vecchio, piazza Unità e poi Molo Audace. E ci sarà proprio una coreografia con le vedove, no? Vestite a lutto, portiamo avanti anche gli articoli della Costituzione che sono stati messi a morte e poi faremo un momento finale sul molo Audace. Durante il percorso Tito De Toni leggerà i nominativi di alcune persone che sono effettivamente decedute per mancanza di cure domiciliari a causa di effetti avversi al vaccino e anche persone che sono morte sul lavoro. Noi vorremmo che questa serata sia un po' diversa e di conseguenza ecco, i cori ai quali siamo abituati durante le varie manifestazioni, i vari cortei, ecco, non vengano fatti. E cerchiamo di entrare veramente in una situazione anche emozionale, mentale, psichica, spirituale, comunque di riconoscimento rispetto a questa messa a morte della Repubblica e della Costituzione. Vi ringrazio. Tito. No. Dovevi dire qualcosa? No, ma non si sente niente. Vabbè, visto che parlo con questo, vabbè, non si sente niente. Siamo partiti. Chi tiene la palla? Sul lavoro, nella scuola, nella sanità, nella salute.
della lotta, della mobilitazione, dell'impegno, al di là di tutto quello che si stanno facendo in termini di diffamazione, repressione, infangamento, intimidazioni, licenziamenti, abbiamo visto il caso dei portuali. Al di là di tutto questo, noi andiamo avanti e andando avanti portiamo avanti la rinascita, una rinascita collettiva fatta di lotta, di resistenza, fino alla vittoria. Avanti, adesso partiamo. Andrea Rocchelli, fotografo e giornalista di 31 anni, ucciso in Donbass dall'esercito ucraino il 24 maggio 2014, mentre documentava una guerra di cui allora i media non parlavano. Giancarlo Attalantato, operaio di 55 anni, morto fino nel marzo del 2020, abbandonato per 20 giorni, con la febbre, trattato a tachipirina in vigile attesa, in base al protocollo del Boia Speranza. Emanuele Calligaris, carabiniere, morto a Udine il 12 marzo del 2021 a causa di una trombosi derivante da una dose di vaccino Covid. Francesca Toscano, insegnante, morta a 32 anni il 4 aprile 2021 a Genova per una trombosi da vaccino Covid. Lo Stato ha avuto il coraggio di offrire 77.000 euro di indennizzo. Luana Dorazio, operaia di 22 anni, morta a Prato il 3 maggio 2021, risucchiata da un macchinario tessile manomesso per aumentare i ritmi di produzione. Camilla Canepa, studentessa morta a 18 anni, 6 giugno 2021, a Sestri Levante, Genova, a causa di una trombosi derivante da una dose di vaccino Covid. Giuseppe De Donno, medico, autore della cura Covid con il sangue di Calimune, trovato morto nella sua abitazione il 27 luglio 2021 a Curtarone, Mantova. Assassini! Lorenzo Parelli, studente, morto il 21 gennaio 2022, 18 anni, durante l'alternanza a scuola e lavoro, schiacciato da una bottiglia da un pazzo in provincia di Udine. Morto per 4 anni,
Grazie.
Così tanto,
fare il grido lì? Silvia, dove te va? Silvia. Io grazie, non sono assassino, no! E qualche volta la Repubblica! Perché ho ucciso tanti giovani, tanti giovani non curati, tanti operati, tanti giovani di lavoro! Due, via.
male che sia è lento il funerale. Il nostro impegno mobilitandosi, manifestando quella conquista di libertà, la libertà di manifestare, la facciamo vivere, la facciamo rinascere ogni giorno quando continuiamo a scendere in piazza nonostante la repressione, l'odio, la città blindata, tutto quello che ci hanno scagliato addosso. Questa libertà la facciamo rivivere con i nostri corpi. Vita! Vita! Thank you.